È nata ADMO Veneto, l'unione regionale di tutte le associazioni provinciali dei donatori di midollo osseo. La firma è stata ufficializzata nella sede della provincia di Padova in concomitanza con la campagna di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo Match It Now 2021. Tanto bello che le associazioni si struttura a livello regionale e sono orgoglioso che abbia scelto la sede della provincia, la casa dei comuni della provincia di Padova per presentare questo nuovo organismo che si ristruttura, ma si ristruttura per rimanere forte nel territorio. E io da rappresentante dei comuni dico i comuni oggi daranno voce ad ADMO e inviterò i sindaci già da domani a far proprio il messaggio che parte da questa sala, da questa associazione, per divulgarlo nei propri comuni. Guardate, sono due modi per dare una vita. Diventare genitori, ovviamente il più bel modo, e anche regalando, donando una possibilità di vita a chi gli è preclusa. Ecco, io voglio pensare a questo, a questa immagine. Donare una vita. In un momento in cui anche la sanità si sta impegnando per dare sempre maggiori prospettive. E noi oggi staremo al fianco, le istituzioni non possono che essere al fianco di ADMO e come di tutte le altre associazioni che hanno scopi sanitari. Con questa iniziativa, Un Dono in Comune, fatta unitamente ad ADMO, l'obiettivo è quello di far tanto bene, quindi di affiancarci all'ADMO che da tantissimi anni fa del bene. Noi come amministrazioni comunali ci prendiamo l'impegno di continuare a sensibilizzare le nostre comunità, perché aiutare ADMO significa dare un futuro a quelle persone che oggi stanno vivendo un periodo di difficoltà. Ci ispiriamo ai valori del rugby, no? Dove se giochiamo in squadra, se tutti quanti spingono nella stessa direzione, arriviamo in meta, e arrivare in meta significa regalare davvero un futuro a quelle persone che oggi hanno tanto bisogno. A differenza di molte altre regioni all'interno della Federazione Nazionale di ADMO, il Veneto era diviso in province, per cui ho raccolto questo testimone del grandissimo lavoro fatto dagli ex presidenti e comunque dal gruppo di volontari che rimangono sicuramente in staff e continueranno l'egregio lavoro fatto fino adesso, ma a questo punto a livello italiano siamo equiparati alle altre regioni e per cui ci siamo uniti e finalmente dopo quasi 30 anni siamo di nuovo ADMO Veneto.